Al via da domani il lungo calciomercato della sessione invernale, club cadetti destinati a cambiar pelle nell'obiettivo di migliorarsi e coprire le imperfezioni venute a galla nel girone di andata. Il Lanciano, dopo il colpo di reni del periodo natalizio, due successi interni consecutivi, prestazioni all'altezza della Serie B e confortanti 22 punti in classifica, è pronto ad adeguare la rosa con almeno tre acquisti di categoria e un occhio di riguardo al reparto offensivo, quello che ha faticato più degli altri. Non è un caso che la prolificità dei rossoneri sia tra le meno consistenti in assoluto, con risvegli interessanti appunto nelle ultime prestazioni. I nomi caldi sono già noti, aspettando sorprese e novità. Antonio Piccolo, Hanis Seferovic e Adrian Ricchiuti la dicono lunga sull'obiettivo di rivoluzionare l'attacco con l'arrivo di una punta centrale di categoria e due esterni mancini. La punta centrale dal doppio passaporto Seferovic, classe 1992 della Fiorentina, svizzero di origine bosniaca, potrebbe arrivare in prestito secco, ma la strada è tortuosa a causa dell'agguerrita concorrenza. Più facile arrivare ad Antonio Piccolo, classe 1988 del Livorno, attaccante già visto all'opera al Biondi lo scorso 30 di ottobre, punta centrale mancina impiegata pochissimo dai toscani. Secondo fonti autorevoli, il suo arrivo al Lanciano sarebbe solo una formalità. Via Catania si continuano a fare i nomi di Ricchiuti e Augustin, rispettivamente attaccante e difensore centrale non utilizzati dal tecnico Maran. Augustin era nel mirino del DS Leone, che già in agosto lo avrebbe voluto portare alla corte di Gautieri. L'interessamento rossonero c'è, bisognerà ora vedere con calma i dettagli dell'operazione. In uscita rimbalzano nomi su nomi nei vari siti di calciomercato, addirittura con le richieste di Frosinone e Grosseto per l'attaccante Momo Fofanà. Difficilissimo che l'attaccante si muova da Lanciano. Sul fronte cessioni è lunga la lista dei partenti, Guano è già rientrato in Francia e si aggiungono Testardi, Ceccarelli, Zeitulaev, poi l'artefice della promozione in Serie B, Vincenzo Aridità, e ancora Ottor, Marseta e Bacchetti. Proprio quest'ultimo domani firmerà con il Catanzaro. I due club sono già d'accordo sul trasferimento del difensore. Da Pescara potrebbe concludersi qualche operazione. Nel mirino Soddimo e Berardocco.